Domenico Luciano, lunedì sera alle 20.30 al Duomo, nuova tappa per la Sonora Junior Sax. Dopo 12 anni si presenta un nuovo CD, Onda Sonora. Sì, quest'anno dopo 12 anni dalla nascita stiamo per presentare il terzo CD, questa volta con un'etichetta discografica che ci ha editato la Stradivarius di Milano, con un CD tutto particolare, con brani che vanno dal classico al leggero. Abbiamo messo sopra un po' vari generi musicali e il tutto adornato dalla freschezza di questi ragazzi che hanno dato proprio il massimo per questo CD, perché poi verrà venduto in tutto il mondo grazie a Stradivarius e in tutti su varie piattaforme musicali, e quindi abbiamo un po' pensato di mettere vari generi che abbracciassero un poco tutto il mondo. Infatti troveremo brani che vanno da Brahms, Baccanale di Saint-Saëns, fino ad arrivare a un medley di Cantanapoli, quindi un c'è anche un tuo inedito, no? Sì, c'è anche un mio inedito che ho scritto durante il periodo Covid, quando stavamo a distanza, ed è un po' una dedica a una persona che avevo lontana in quel periodo, ma una dedica un po' a tutto quel periodo di sofferenza. E poi abbiamo, davvero da non perdere, non voglio spoilerare un pochettino tutto perché sarà molto particolare come serata, ci saranno anche delle personalità nostre ospiti che dovrebbero intervenire, tra cui, almeno che non ci siano problemi, dovrebbe esserci anche il governatore De Luca. Ecco, a proposito del governatore De Luca, voi avete in questi anni ricevuto una serie di premi, no? Siete stati anche a Vienna, ormai siete un'orchestra internazionale con questi 80 e passa sassofoni, avete un riconoscimento regionale che vi è stato dato proprio da De Luca, e avete anche degli appuntamenti in questa estate importanti. Sì, dall'anno scorso, quando siamo andati per la seconda volta a Vienna come orchestra italiana a rappresentare proprio l'Italia in questo mondiale di orchestre giovanili che abbiamo vinto nel 2016, siamo arrivati secondi l'anno scorso, e dopo questa esperienza la Regione Campania ci ha riconosciuto facendoci diventare orchestra regionale, anche perché ancora attualmente siamo l'unica realtà esistente al mondo formata da un solo strumento e stabile, perché comunque esistiamo da 12 anni e dopo 12 anni stiamo iniziando un pochettino ad avere dei riconoscimenti belli, un pochettino in generale, e quindi questo qua della Regione Campania che abbiamo sempre rappresentato ci fa particolarmente piacere, e saremo appunto loro ospiti il 23 giugno a Caivano, dove stanno organizzando questo festival molto importante. Infatti lo aprirà Big Mama il 21, poi ci saremo noi il 23, poi ci sarà Nello Arena e anche i The Colors, quindi un cartellone molto ricco, è un grande onore per noi stare anche su quel cartellone. Per concludere, 12 anni, ragazzi che sono sempre succeduti tra di loro, com'è il rapporto giovani musica, in particolare con questo strumento? Il rapporto è bellissimo, perché nei 12 anni siamo stati molto fortunati a trovare sempre ragazzi fantastici e famiglie fantastiche che li seguono. Infatti con tutti conserviamo un ottimo rapporto, molti di loro sono diventati colleghi, i primi proprio che hanno iniziato con noi ormai sono insegnanti a tempo indeterminato alcuni di loro, quindi per noi è un grande orgoglio. Li abbiamo conosciuti che erano ragazzi, che erano nostri alunni, adesso sono colleghi, e lo stesso augurio che faccio anche a quelli che stanno attualmente, quello che noi ci definiamo sempre come una grande famiglia. Infatti l'organizzazione è sempre divisa un pochettino dappertutto, qualche genitore ci dà una mano, ci aiutano a risolvere anche delle belle beghe ogni tanto, perché magari c'è una disdetta di un hotel all'improvviso, quindi trovo un altro hotel, e quindi tutto questo fa sì veramente che ci possiamo reputare veramente una gran bella famiglia molto allargata. Infatti lunedì ci saremo tutti e saremo 80 sassofonisti, dai 9 ai 23 anni, e poi ci sarà qualcuno più grande come me, perché non diciamo l'età perché ce la teniamo. Spettacolo da non perdere, bravo. Grazie.